Sua maestà, ho proprio fame. Cosa c'è di buono oggi? Sempre Gesù. Vediamo cosa c'è di buono per oggi. E benvenuti, incredibile, un nuovo episodio di Quattro Gatti Nipote. Andiamo da Sus. Ed eccoci qui. Il vostro Sus vi saluta. E ormai Mano vuole partecipare anche lei alle puntate. Quindi ormai Mano la possiamo definire canon. Che dici, Mano? Sì, sta facendo una cosa, vero, sua maestà? Esatto, abbiamo Mano da oggi in poi anche noi. E vedete Mano che fa? Mano vi sta indicando. Vuole sapere che vuol dire che quando Mano vi indica? Di iscrivervi al canale, di mettere mi piace. Però se volete iscrivervi, siamo arrivati a 7 iscritti, attenzione. L'altra volta avevamo detto 6, ma c'è stato un iscritto incredibile. E come al solito facciamo la nostra intro incredibile, che va fortissimo, le nostre intro pazzesche, vanno più forti i nostri intro dei video, vero Sus? E beh, ma le intro sono speciali, ecco. Succhiate, ecco, bravo Sus che dice succa. Vero Mano? Ora, meno male che c'è Mano che ci aiuta a parlare in queste maniere incredibili. E va, lo salutiamo il Cameron, come al solito, maledetto Cameron, nel dubbio, vero Sus? Succhia Cameron, ecco, bravo Sus. E il nostro logo incredibile, musichetta pazzesca, ripetiamo sempre le stesse cose per rafforzare il concetto e siamo sempre fuori testa. Comunque, eccoci qua a parlare di cose circa serie. Allora, incredibile, piccola introduzione pazzesca, incredibile, via 3, 2, 1, vai! Parlo velocissimo, altro che Bonolis, salutiamo Bonolis. Bonolis, ecco, bravo. Allora, questo video lo stiamo registrando. Allora, innanzitutto è uscito inizio settimana il video di Guglielmo, pazzesco, di Guglielmo e Brito su Minecraft, che ha spaccato tutto, 116 visual quando stiamo registrando questo affare, camera, metti, diciamo, e è andato pazzesco, quindi nel 2023 Minecraft attira ancora come la gnagna, vero Sus? Insomma, stava per dire una parola con la F e noi diremo gnagna, quindi Minecraft e gnagna e fanno coppia, vero Mano? Sì, pure Mano lo dice. Che c'è, sua maestà? Non mi fa strano avere che abbiamo già un nuovo membro del nostro gruppo incredibile, Mano, pazzesco, give me 5, Mano, e non me lo può dare il 5, però vabbè, insomma, vabbè, niente, controllo Mano ogni tanto, e quindi video andò benissimo, siamo super contenti, e come vedete mi sono un po' ripreso da quello che è successo nel video scorso, mi ha detto Babbo Natale, vedrai a fine mese, altro che tu il campione, succhia, però Sus. Mamma mia, succhiate tutte e due, ecco, esatto. Riaprite i centri anziani, così Babbo Natale a bevare non ci vengono a rompere gli zebetrostis. Quindi Babbo, preparati, l'altra volta pensi che io non sia forte, vedi che ti faccio, già ti ho messo il tuo culo grasso per terra con la mia botto, vedrai che ti faccio, è altro che splash, mi ha detto Babbo Natale. Insomma, sta stato ferito, però è forte come non mai. Insomma, sta cosa fa? E niente, ho riacceso lo schermo, Sus, era spento lo schermo. Quindi Babbo la pagherai, non toccare sua maestà. Ecco, bravo Sus, che Sus morde, eh? Guarda, Sus quando morde, vedrai. Quindi questo lo stiamo registrando dopo quello, le mie costole incredibili sono tornate come prima. E oggi parleremo di una cosa mai fatta in questo chiacchiere, parlare di un manga incredibile, e ora ne parliamo. Oh, ecco fatto. Allora, abbiamo scelto un manga abbastanza sconosciuto, insomma, poi magari lo conoscete. E non abbiamo ben idea di come progettare l'idea di un manga, perché giustamente, forse abbiamo scelto forse il peggio di tutti come inizio, però normalmente se mai parleremo di manga incredibili, vorremmo provare a prendere intanto manga un po' più sconosciuti, che hanno pochi capitoli, perché giustamente nei tempi tecnici incredibili, e niente, vi parleremo un po' del manga, un po' dei personaggi, anche se qui ce ne stanno veramente poco, sia di trama sia di personaggi. E poi volevo farvi vedere un po' di immagini incredibili, parlandovi dei capitoli, quindi sceglieremo, diciamo, manga non troppo lunghi, ecco, così almeno all'inizio. Non è che possiamo fare un video su One Piece, cazzo, dovrebbe durare 900 ore, però Sus. E beh, ma poi c'è tanta gente che parla di One Piece, Infatti, bravo Sus. Quindi faremo vedere anche alcune immagini dal nostro database incredibile. E vi racconteremo un po' dei capitoli, così se vi volete leggere ve lo leggete, se vi volete vedere il nostro video prima ve lo vedete, se lo vedete dopo in caso potete prendere il nostro video incredibile come incipit pazzesco, ho aperto le mani perché non lo so neanche io, per leggere questo manga incredibile, vero Sus? Esatto, pure Mano legge i manga, vedete come gira bene i fogli? Esatto, che incredibile Mano, pazzesco Mano. Quindi niente, io direi di preparare il database, vi abbiamo fatto la nostra introduzione incredibile. Questo video non so quando uscirà, volevamo farlo uscire il venerdì scorso, vedete come faccio, ecco la manina incredibile, ma non ci siamo riusciti, perché il cameraman è occupato, esatto, è colpa del cameraman, vero Sus, maledetto cameraman, esatto, è colpa del cameraman, quindi niente, il video non uscirà, probabilmente uscirà la settimana dopo, e quindi niente, quindi nel dubbio, succhia cameraman, ecco.
Quindi prepariamo il nostro database incredibile e tra poco. Ed eccoci qua, incredibile, il nostro database pazzesco, incredibile. Che giustamente, vabbè, vi promettiamo che un giorno, se diventiamo veramente famosi, cosa che succederà sicuramente, avremo un modo migliore per fare tutti questi cose. Perché giustamente è da inizio, da quando abbiamo iniziato, il nostro canale incredibile, che teniamo gli appunti pazzeschi così, perché altrimenti ci scordiamo quello che dobbiamo dire. Però ci vorremmo cercare un modo migliore, del tipo che una roba più piccola, magari senza usare cose stare. Comunque, insomma, questa cosa migliorerà, tranquilli. Però, insomma, abbiamo pochi mezzi professionali, incredibili. Abbiamo alzato il volume della musichetta, vero Sus? E in mano anche si è alzata. Rotta carino, Sus, con mano incredibile, che è diventato un cappello, mano. E a mano piace la musica. Vero, mano? Insomma, vabbè, lascio a deverde. Comunque, allora, parliamo un attimo del contenuto pazzesco. Allora, Sus, come si chiama il manga che abbiamo scelto di parlare oggi? Si chiama Kieri Love is 8 Meter. Me coglioni, Sus. Che c'è, sommesta? Ha una pronuncia in inglese pazzesco, Sus, vero Sus? È pazzesco. Esatto. Quindi l'amore di Kieri è veramente alto 8 metri in italiano, più o meno sarebbe questo qui. E di cosa parla questo manga incredibile? È uno slice of life comedy media romantica scolastica. Più o meno questa roba qui. Ed è molto simpatico. La trama, prima di parlare della trama incredibile, chi è l'autore pazzesco di questo manga? Che non mi ricordo mai come cazzo si chiama, perché noi non sappiamo pronunciare questi nomi incredibili. Comunque si chiama Mitogawa Wataru, con una pronuncia pazzesca e incredibile. Sus. Mamma mia. Esatto. Questo tizio, diciamo che è un autore abbastanza fresco, cioè ha fatto due cose, di cui non ricordiamo minimamente il nome, però solamente l'art del manga. Invece questo qui, che vi raccontiamo oggi, e un altro che ora vi diciamo, ha fatto sia storia che arte. Insomma, è un mangaka fresco, diciamo fresco, insomma, non sappiamo l'età, lo mettiamo in edit di quanti anni c'ha. Comunque è abbastanza fresco, non ha fatto un cazzo, diciamo, porello, no? E per il resto, oltre a aver fatto storia e arte, appunto, di Kieri Love, ha fatto un altro manga incredibile che noi sinceramente ce l'avevamo annotati, che volevamo portare probabilmente, che ne so, in un episodio di 4 chiacchiere, magari per il prossimo mese. Ma effettivamente, quando abbiamo iniziato a leggerlo, come dire, non credo lo potremo mai far vedere nessuna immagine di quella roba, vero Sus? Mi sa di sì, perché sta roba si chiama Gumbered Pearl Sister ed è una roba un po' ecci, un po' sanguinolenta e non lo possiamo fare, mannaggia. Quindi probabilmente non potremo portare, forse ve lo possiamo raccontare, ma senza far vedere immagini incredibili. Di questo invece alcune immagini ve le vogliamo far vedere, perché non c'è nudo. In quello, diciamo che, insomma, è un po' più spinto. E quello parla invece di cose un po' vampiresche, sono queste suore che ammazzano i vampiri, tutto sangue incredibile, ma cose pazzesche. Questo è più tranquillo perché appunto è una commedia scolastica, romantica, insomma, slice of life, insomma, ci siamo capiti. Ma qual è la trama incredibile di questa storia? I protagonisti sono Kieri e Yumeiji. Kieri è questa ragazza che soffre di una forma di gigantismo, lei di colpo è iniziata a crescere incredibile, diventando alta più di circa 8 metri. E la cosa incredibile di questa cosa è che tuttora, siamo a 14 capitoli del manga, quindi è appena, ragazzi, è iniziato da pochissimo, è bello fresco. Non si sa ancora perché è diventata gigante, vero Sus? E che ne sapete se tra un po' ci sarà tipo un plot twist incredibile e magari non è l'unica? La butto così. Sarebbe incredibile avere più gigantesse. Tra l'altro incredibile che il fetish delle gigantesse ancora regge. Nonostante, insomma, pensavamo fosse morto qualche anno fa. E invece regge ancora. Scusate, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, però in tutto questo, no, questo non l'abbiamo detto neanche negli altri video, il nostro Cameron si è quasi spaccato un piede, vero Sus? Esatto, un dito del piede. E quindi gli fa talmente male che neanche regge la telecamera dritta, però ve lo volevamo dire. Esatto, quindi se vedete che la telecamera di colpo fa così è perché il camera non trova una posizione buona per registrare incredibile, gli fa male il piede, quindi mi ha detto camera è malato. Ora, per quale motivo appunto è diventata gigante? Però una cosa che ci ha fatto ridere è che ovviamente la trattano come una ragazza normale, quindi gli costruiscono le cose giganti, perché esiste una cosa che si chiama Dipartimento di Supporto per Ragazze Giganti, neanche fossimo in accademia, e quindi lei tipo a questo banco a tutto gigante e vive una vita tranquilla. E il suo migliore amico, che si chiama appunto Yumeiji Kotaki, che lui praticamente è uno dei Chad, è uno dei ragazzi più belli della scuola, e praticamente è innamorato di lei, insomma, come tutte le comedy slice of life dove ci sono amici di infanzia che si amano, è un cliché del cazzo che c'è sempre, però a noi ci piace lo stesso e io ballo pazzesco, e lui è molto simpatico, gli vuole bene, è pazzesco. E quindi in questi 14 capitoli, tramite anche dei flashback molto sus che ti fanno vedere che lei da piccola era veramente piccola, poi è diventata è cresciuta di colpo, è tipo così, ecco, questo è il riassunto del manga. Vero Sus? È praticamente quello che io vivo tutti i giorni con Sua Maestà che vola e io non posso volare, vero mano? Sì, praticamente il riassunto siamo io e Sus. Infatti nella miniatura metteremo la mia faccia incredibile su Kieri e lui
sulla, e Sus sulla faccia di Kotaki. E ottima idea. Bravo, Sus. E quindi questo è questo, praticamente la trama è questa qui. Insomma, in questi 14 capitoli si vedono queste piccole slice of life, cosine simpatiche tra una ragazza alta 8 metri e il suo miglior amico, e tra loro nascerà sicuramente questa relazione incredibile che, insomma, sarà lunga non so quanti capitoli, e poi speriamo in un bacetto e sono tutti felici e contenti. Insomma, insomma, cose incredibili, a meno che, ripetiamo, intorno tipo al 50° capitolo la buttiamo così, si scopre che lei, ci sono altre ragazze giganti e diventa un, non lo so, un ecchi pazzesco e si ammazzano di botte fra giganti. Sarebbe incredibile se arrivasse un'altra gigantessa e affronta chi è, tipo fanno botte, spaccano tutto, distruggono tutto per avere il cuore di Kotaki. Sarebbe incredibile, vero Sus? E sarebbe molto figo, però non si sa se ci sarà. Vabbè, infatti mo chiameremo Mikagawa Wataru, che praticamente è palesemente iscritto al nostro canale, gli scriveremo in privato e gli scriveremo: metti altre gigantesse, fai una roba di Rumble di gigantesse per il titolo di Kotaki Love. Insomma, ci siamo capiti. E niente, questa più o meno è la trama. Ci sono 14 capitoli, ci piace da morire. E quindi niente, adesso noi vi parleremo, quindi se vi interessa continuare a vedere il video, perché ripeto, abbiamo scelto un manga abbastanza sfortunato, nel senso che c'è ben poco di Sus trama da raccontare, i personaggi sono due, e ci sono altri due personaggi, che sono le amiche di Kierima, tipo si vedono tre volte, una è un po' più ragazzetta sveglia, una brava ragazza, e l'altra invece è un po' più emo, insomma, però finite lì, non si sa niente, i nomi neanche ci ricordiamo, quindi li mettiamo in editing pazzesco. E quindi niente, adesso noi vi faremo vedere un pochino di foto Sus e vi racconteremo qualcosina dei capitoli, sono ormai 14 capitoli, cercheremo di fare in fretta perché altrimenti non vogliamo proprio spoilerarvi tutto, però vi racconteremo il tema dei capitoli e vi faremo vedere qualche immagine pazzesca, sperando che vi faccia piacere. Quindi niente, taglio incredibile, a tra poco. Wow, eccoci qua, è incredibile, per voi non è passato niente. Noi invece abbiamo fatto una ottima pausa pranzo, vero Sus? E abbiamo mangiato e Manu ha cucinato. Esatto, brava Manu. Comunque, incredibile, partiamo subito, come avevamo detto, con le anticipazioni e vi diciamo ancora alcune cose dei capitoli incredibili di questo manga. Partiamo dal capitolo 1, pazzesco. Ed eccoci qua, guardate che meraviglia. Vabbè, no, volevo fare una battuta su queste gambe, però no, non ci ridurremo a fare battute incredibili su ogni frame di questa bella ragazza, vero Sus? E io mi tengo lontano per non fare battute, vero Mano? Ecco, comunque, madonna mia, guardate che cosce, basta così. Comunque, questa è, diciamo, la copertina del primo volume. Cosa c'è nel primo volume? Semplice, c'è la presentazione del nostro Kieri e del nostro simpatico protagonista. A lui tutte le ragazze gli vanno appresso, ma a lui gli importa solo di lei. E beh, grazie a caso, ce l'avessero tutti una bella ragazza così, guarda che belle cosce. E l'ho detto due volte, perché mi fa rafforzare i concetti ripetere le stesse cose. Era meraviglia. Damn! Scusate, insomma. Sus, perché ridi? No, sono stata, la vedo in difficoltà, la racconto io la storia. Allora, nel primo capitolo si presentano i personaggi e ci stanno delle gag abbastanza simpatiche che hanno a che fare con gli oggetti che lei usa, perché è una studentessa che giustamente sono grandi e invece il compagno suo è piccolo. E poi c'è una scena con il sedere, con quel bel culone di lei. Ecco, mi fermo qua. Sì, effettivamente sì, adesso ve la facciamo vedere. E come vedete, lo stile è molto kawaii. Lei è molto kawaii. Ovviamente non è. Guarda, non è simpatico. Vi facciamo vedere la scena del culo. E allora, questa scena ve la dobbiamo un attimo spiegare. Praticamente, essendo lei gigantesca, e tipo lei ha il banco gigante fuori dalla scuola, perché sicuramente dove cazzo la fai entrare una così grande? Tuttavia, questi bravi ragazzi che fanno? Li vanno a guardare sotto la gonna, birbanti, non si fa, vero Sus? Bravi ragazzi, no, dissociamento, appunto. Allora lei che fa? Si gira sulla corda per farmi vedere, io non c'ho le mutandine, c'ho questi bei pantaloncini aderenti, e c'ha questa scritta incredibile che noi abbiamo tradotto e la metteremo in editing pazzesco, perché c'è scritta una cosa che non ha un cazzo di senso, cioè in realtà un senso ce l'avrebbe, perché tipo lei, essendo gigante, no? E il governo ha tipo un'associazione che tutela le ragazze giganti, però c'è solo lei per adesso, e quindi è tipo il governo giapponese, tipo, che gli regala tutti gli attrezzi, gli ha costruito casa, è tutto in versione extra large. Neanche fossero, neanche l'avessero creata loro in laboratorio, vero Sus? Eh sì, manco fosse Godzilla. E quindi c'è questa gag incredibile del culo, e tra l'altro vi faccio vedere una cosa assurda. Lui, per cacciarli via, letteralmente fa surf sul super cellulare di lei, va giù e usa il flash e gli sflasha tutti, e questi se ne vanno. Vabbè, e poi vivono. E poi, insomma, lei è super kawaii. Facciamo vedere quanto è kawaii. Lei è tutta timidina e è contenta che l'ha salvato. Insomma, e questo è solo il primo capitolo.
E ci abbiamo messo 3 minuti a parlarne. Minchia, questo video diventerà lunghissimo. Dobbiamo essere un po' più fast, eh? Ora vedrete. Secondo capitolo, guardate, ovviamente ci abbiamo un attimo pensato, un attimo. Non possiamo fare 14 capitoli. Prima perché vi spoileriamo tutto. E già sono poche pagine, quindi è inutile. Quindi, dato che sono usciti 14 capitoli, vi diciamo la trama dei primi 7. Così almeno gli altri 7 ve li leggete. Perché altrimenti, noi avevamo preparato pure le foto, eh? Però effettivamente il video viene troppo lungo e poi vi spoileriamo proprio tutto, tutto, tutto. Quindi vi diciamo quello che succede nei primi 7 e poi gli altri 7 vi leggete. Poi continua, esce tipo un capitolo ogni 2-3 settimane quando si ricorda di scrivere lui. Mi sa che è meglio, vero Mano? Quindi facciamo così. E quindi niente, secondo capitolo, continuo a fare Deum quando vedo queste cose. Però fix, save my day. Ormai l'ho detto, versus. E con una pronuncia incredibile, insomma, ha detto grandi cosce e salvatemi. E più o meno vuol dire questo. Ah, ma non abbiamo messo la musica! Cazzo! C'è stato un piccolo taglio, abbiamo rimesso la musica di sottofondo perché ce l'avevamo scordata, perché siamo dei coglioni. E quando ci parla di gnagna, impazziamo. Però, mamma mia. Allora, comunque. Insomma, non mi faccia vedere le cosce che sono tentato. Ok, facciamo che racconto la trama del secondo episodio. E questo si basa solamente su una scenetta di gag del pranzo, che vuol dire che lei vuole pranzare con lui. Ma lui non vuole pranzarci perché ha paura che le ragazze in classe pensano male. Ah, ma loro stanno insieme, incredibile. Quindi lui che fa? Scappa da lei. E voi non avete idea di quello che fa lei? Io, guardate! Deo, lei lo segue, incredibile. Queste scene incredibili, guarda che figata. Ma Attack on Titan chi? Guarda lei che lo prova a ferrare e found you. Guarda quanto è creepy. Prova a creepy in questa scena. Deo! Guarda che roba. Questo credo sia il bagno, tipo, no? Pazzesco, Deo. Però qui c'è la chicca. Cosa succede? Lui, quando sta per essere preso, vede i cerottini sulla mano e capisce che lei, tipo, si è ferita tantissimo per cucinargli il pranzo. Allora lui si sente in colpa e pranzano insieme. Così. E poi succede. E alla fine mangiano insieme con lui che rimbocca lei. Mio Dio, che dolcezza. Mamma mia, troppo kawaii. Guarda che spettacolo. Assurdo. Poi, terzo capitolo incredibile. Quante sono carine queste intro, pazzesco. Quante sono carine. Terzo capitolo è molto facile in realtà, perché vanno semplicemente a fare una passeggiata in giro lui e lei. E cosa scopriamo? Che lei è tipo l'eroina del quartiere che salva le vecchiette dagli incidenti di macchina e aiuta gli operai, vero sus? È proprio una brava ragazza, altro che Giant Lady, come ti chiami, di My Hero Academia. Succhia. Sus, va in pensione. Ecco, bravo sus. È molto più brava lei. E tra l'altro c'è una scena pazzesca. C'è una scena pazzesca di un inseguimento dove loro stanno camminando così, guarda che chat, pazzesco, anche manco fosse un mecha. E praticamente che succede? Mentre loro camminano tranquilli dopo che hanno detto delle persone, assistono a un furto in diretta e lei tipo con una velocità pazzesca raggiunge il motociclista. Damn! E questo sta palesemente cagando sotto e prendono la borsetta e la ridanno all'anziana signora. Perché tu vorresti combattere contro un'entità simile? Assolutamente no. Quarto chapter. Questo parla ovviamente un po' di educazione fisica, che fa sempre bene, vero sus? Vai tu! Allora, questo è facile, perché semplicemente si scopre che tipo lei fa ginnastica e pure il ragazzo fa ginnastica. E lui si ferisce al naso perché guarda lei che si allena, birbante. E che succede? Loro poi, insomma, lei va a vedere come sta lui. C'è una chiacchierata dove c'è un flashback dove si vedono loro due che giocano arrampicandosi sugli alberi e lei scherzando gli ruba l'asciugamano, ragazzaccia, e lui per riprenderlo si arrampica su di lei e poi niente, finisce tutto così con lei super timida. Mazza quanto è bravo sus, mamma mia. Insomma, sta con la gnagna, è importante. Bravo sus, vi faccio vedere qualche immagine. Questa è la scena in cui gli prende l'asciugamano, vedete, adesso lui si arrampicherà. Ma che succede? Non abbiamo salvato la foto, ma praticamente lui si arrampica su di lei. A un certo punto lei diventa tutta timida kawaii. Tutta timida kawaii perché lei puzza. E dice che ha fatto ginnastica. E non vuole far sentire a lui che puzza e che emana cattivo odore. Quindi è tutta imbarazzata. Alla fine lui lo capisce e scende. E quindi lei pure è tutta imbarazzata e non vuole appunto che il ragazzo senta che lei emana odori di ginnastica. Come tutte le persone normali, però lei pure è super timida. Quindi alla fine le va a cadere l'asciugamano e lo prende e finisce tutto con questo incredibile ricordo del passato. Andiamo al quinto capitolo. Il quinto capitolo è uno dei più... è veramente simpatico. Questo parla del fatto che piove e lei giustamente non ha l'ombrello perché è gigante, perché non si è capito se si è scordata l'ombrello. Ah no, I forgot, sono un coglione, c'è letteralmente scritto, vabbè, lasciamo bene. E quindi parla del fatto che lei si è dimenticata l'ombrello, giustamente, e lui fa la battuta di matti, vuoi che ti porto io in giro con il mio ombrellino? E lei giustamente si mette a ridere e dice, ma che cazzo dici, sei ubriaco? Oh, io sono gigantessa, dove mi metti? E però alla fine succedono le cose belle, perché loro citano una cosa che si chiama il cadombrella.
esatto, che non è una marca di preservativi cinesi, ma Caddolbrella è la fusione di un Umbrella con Caddol, quindi una cosa dolce, un ombrello dolce. E ricordano, vi faccio vedere, ricordano quando pioveva che una volta si sono nascosti qui, hanno creato un ombrello con un pezzo di cartone, sono tornati a casa tutti bagnati e i genitori si sono incazzati. Quindi che succede? Lei, per ricordarlo, gli ricorda questa cosa, lui è tutto timido, ah non è vero, non è vero, insomma, cose così. E alla fine lei rimedia così, si leva semplicemente la sua gigantesca giacchetta e la usa come ombrello. Arrivano a casa di lei, frascichi, e poi nel capitolo, questo si collega al capitolo 6, perché che si ambienta dentro casa di lei, perché giustamente sono frascichi tutte e due e si vogliono cambiare. E adesso vi diciamo il 6. C'è pure una gag incredibile che non vi raccontiamo, almeno me la leggete. Wow! Eccoci qua. Capitolo chapter 6. Questa è la sua gigantesca casa. Non so se notate quanto è grossa lei e quanto è grosso lui con questo incredibile camion. E questo lo voglio far raccontare a Sus, perché per un qualche motivo oscuro, chissà perché, questo è uno dei capitoli preferiti da Sus. E vediamo un po' per quale motivo. Vai Sus, wow! Bella, sua maestà, è semplice. In realtà la risposta è semplice. C'è un motivo solo per il quale questo capitolo è bellissimo. Quale, Sus? Dillo, la trama? No, meglio. Vabbè, loro si fanno il bagno insieme. Che ne so, si vede qualcosa di lei? Fuochino, fuocarello. Vabbè, fammi pensare. Si vede il suo gigantesco culone. No, sono messa i piedini. Piedini giganti. Sus! Piedini giganti. Sono messa i piedini giganti. Vabbè, allontaniamoci da Sus, che ci porta sulla cattiva strada, ragazzi. Mi raccomando, leggete il manga perché è bello, non per i piedini, mannaggia a voi. Comunque vi facciamo vedere, andiamo avanti. Sì, effettivamente c'è una gag con le mutande, infatti lei è tipo imbarazzatissima. Guarda che chat. Damn, maschio Sigma Alpha, proprio che non fa niente quando vede le mutandone giganti così, che ci entrerebbe vestito praticamente lì dentro. E praticamente loro, la trama di questo chapter in realtà è molto semplice: si ambienta dentro casa sua, lei vuole che lui si fa il bagno, lui non vuole perché è super timido, alla fine se lo fanno uguali, tutte e due, divisi, ma mai nella vita insieme, e lui asciuga i capelli a lei e niente, stanno insieme, kawaii. E poi si scopre che lei tiene tipo nascosta una foto, che non gli vuole far vedere a loro, di quando sono piccoli, dove lei gli dà un bacino. Insomma, una cosa molto adorabile. Facciamo vedere qualche altra foto. E questa è la foto incriminata di Sus, dove si vedono i piedini. Insomma, sono importanti, vero mano? Vabbè, lasciate perdere Sus, che pensa solo alla gnagna. Lei è super timida, giustamente. Guarda che kawaii, gli asciughi i capelli. Damn! Poi questo è finito. Bene, andiamo al settimo. Questo è il settimo chapter incredibile, che come vedete, sempre inquadrate le gambe, perché giustamente il fetish delle gigantesse è importante. E beh, ragazzi, parliamoci chiaro, è importante che la gnagna si veda, perché uno che legge questa cosa, oltre per il rapporto adorabile che c'è tra loro due, anche la gnagna è importante, vero Sus? Non inquadrare Sus, perché è troppo horny, ci fa fare delle figuracce. Cioè, maestà, però non mi può trattare così. Anche lei palesemente vorrebbe dire cose, ma non le dice, ecco. Vabbè, niente, lasciate perdere, Sus oggi un po' birbante. E effettivamente la trama dell'ultimo del chapter numero 7 è molto semplice, che si basa sul fatto che lei mette gli occhiali. E tu dici, ah, ma allora è una brava ragazza che studia, no? Perché insomma c'è il cliché che insomma le ragazze con gli occhiali normalmente sono l'intelligentone. E invece no, lei dorme come Goku, mangia, dorme e non fa niente, è una brava ragazza. Infatti lui la salva da un'interrogazione incredibile. Quando il professore gli fa le domande, lei palesemente dormiva e lui la salva. E tra l'altro, altra piccola scenetta simpatica, lei si è scordata un libro, un pazzesco, un libro incredibile, però allora vuole leggere dal suo. Ma come fa a leggere che il libro è piccolo, perché è per lui e non per lei? Guardate che fa. Tira fuori una damn lente di ingrandimento per leggere nel suo libro piccolo. E ovviamente che succede? La cosa più ovvia del mondo. E ovviamente succede che con i raggi del sole pazzesco le pagine del libro prendono fuoco e niente, succede un casotto. E il chapter finisce con lei super kawaii che dorme e lui che la vede. E lei tutta che fa, ah, mi guardi mentre dormi, ah, ecci, ah. E insomma, cose del genere. Insomma, sono offeso che non mi hai fatto parlare, uffi. Sus, calmati, dobbiamo rimanere in target. E niente, penso possa bastare. Eccoci qua. E quindi niente, spero che il video vi sia piaciuto. Ripeto, noi volevamo farla di tutti e 14 capitoli, però effettivamente poi che cazzo vi leggete se vi diciamo tutto? Non è che sono poche pagine, già vi abbiamo detto tutti i 7 capitoli, quindi lasciamo perdere. Però vi facciamo un piccolo spoiler incredibile del un altro capitolo che a Sus piace. È intorno al 10, non dico altro. Però vi facciamo vedere una scena pazzesca. Questa sicuramente l'avrete vista sui vari meme, è uno dei meme che girava di dicembre sul redditone incredibile. Lei che dice time to eat, non vi diciamo in che contesto, e non è il contesto che pensate voi, circa, non vi diciamo altro, però questo meme l'avrete visto sicuramente, stava in giro da qualche parte, e niente, quindi ha a che fare col cibo, insomma, cose incredibili, vedete che succede, quindi leggetelo, è kawaii, insomma, è una lettura
super easy, perché ripeto è super corto, non dura niente, però vedi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. È il nostro primo video sui manga, quindi siamo stati un pochino, insomma, tentati di fare cose e tagliare altre cose. Speriamo che sia venuto bene, lo scopriremo solo quando le editiamo, vero Sus? No, il Cameron ce lo deve dire, maledetto. Infatti, bravo Cameron, che sarà contentissimo di editare. E niente, noi vi salutiamo, speriamo di farne altri sui manga, ne abbiamo in mente al minimo altri due che vorremmo portare appunto il prossimo mese, poi insomma febbraio. Ce l'abbiamo un altro su una succube, non diciamo altro, e quello lo possiamo far vedere. E niente, il vostro schedule vi saluta, Sus vi saluta e salve a tutti. E Mano saluta. Che poi Mano, vabbè niente, volevo fare una battuta su Mano e lei, però eviterò di farla perché già il video è andato off limits di battute incredibili e ci siamo contenuti. Quindi niente, allora taglio incredibile, Carlo saluta, no, che fai, saluti alle mie spalle, maledetto, eh? E niente, taglio incredibile, spero e ci vediamo al prossimo episodio di 4 chiacchiere o qualsiasi cosa uscirà la prossima settimana. E niente, wow!